Attilio veniva, frequentava Roma e io lo conoscevo come cantante. Come, lo conoscevo come il cantante che cantava diciamo in stile Chet Baker, era bravissimo, cioè, lo è ancora chiaramente, però ora diciamo che si è spostato su tante altre cose, suona tantissimi strumenti e in più canta, ma prima io l'ho conosciuto proprio perché me l'hanno presentato come oh, lui è un bravissimo cantante, si chiama Attilio e sembra Chet Baker quando canta, improvvisa, è bravissimo, fa lo skate. Poi ho scoperto che suonava anche il sassofono e il clarinetto. Dopodiché abbiamo iniziato proprio a suonare insieme. Lui, sebbene non sia proprio vicinissimo a Roma, veniva spesso, ci incontravamo spesso. Poi per un anno, meno di un anno, si è anche trasferito a Roma. Abbiamo anche provato a fare una big band nella città di Roma, sì. Che poi però non è andata a buon fine perché i musicisti, è difficile trovare dei musicisti disponibili a intraprendere un progetto di orchestra, perché l'orchestra, come tu ben sai, è fatta da tanti elementi. Quando uno piuttosto che un altro va in giro a lavorare, non c'è, viene il sostituto, è sempre difficile. E poi persone che amano questa musica è veramente difficile trovare, perché comunque a noi interessava fare un discorso big bandistico che diciamo si ispirasse allo stile di Count Basie, perché noi siamo appassionati, proprio andiamo pazzi per l'orchestra di Count Basie, specie quella degli anni 50. E tutta questa cosa ci ha portato un po' ad Ascona, nel senso che nel frattempo noi da Roma sentivamo dire di questo festival e alcuni nostri amici andavano già a suonarci. È successo che un anno, circa 4-5 anni fa, io presi la macchina perché un mio amico che non fa il musicista di professione era qui in vacanza e mi mandò un sms dicendomi vieni subito, questo è il paradiso. Io il giorno dopo presi la macchina e feci 8 ore da solo e venni qui. Subito conobbi David Paquetta, alle Jam Session, diventammo grandi amici, lo siamo ancora. L'anno seguente proposi diciamo il gruppo, il primo quartetto che portammo qui con Attilio. Dopodiché Attilio venne qui e insomma è stato subito apprezzato da tutti i musicisti in quanto un talento strepitoso. E quindi si è creato questo legame piuttosto stabile con questo festival che a noi fa veramente tanto piacere. Per quanto riguarda le Jam Session, il pubblico è sempre molto caloroso in questa città. Devo dire che c'è una propensione all'ascolto veramente notevole. A noi sembra quasi strano che il jazz venga seguito così tanto, perché in ogni caso è una musica che ha più di 100 anni e che ora diciamo è abbastanza controtendenza. Basti pensare che penso che sono sicuro che ci siano nel mondo più discoteche che jazz club di sicuro. È molto bella l'esperienza invece del concerto, il pubblico del concerto è simile. Quest'anno sono molto ricettivi. Quest'anno anche con David Paquette ha un seguito suo personale che riscuote molto successo, lui è bravissimo, approfitto per dirlo, e riesce a prendere le persone, cioè a prenderle ad un livello superiore del livello musicale. Nella musica noi come gruppo la cosa fondamentale è provare emozioni, divertirsi. È come una piccola, io la penso come una piccola vita, un concerto, cioè è fatto di tante cose, allegria, tristezza, malinconia, e oggigiorno ci sono una quantità di emozioni codificate, secondo me molto numerose, e diciamo che uno prova a trasmettere quello che vive. Non, per questa cosa non fa molta differenza la jam session piuttosto che il concerto. Certo, in ogni caso la jam session è un momento anche per lasciarsi andare ad esperimenti più o meno che possano più o meno funzionare, però in realtà noi lo facciamo sempre, siamo molto poco formali in questo.